domanda che mi fanno, ma perché siete così determinati, è la 14ª edizione, cosa vi spinge ad andare avanti? Io direi una cosa molto semplice, io sono sicuro che fra i bambini e i ragazzi che sono lì presenti ci saranno dei protagonisti del nostro futuro, loro sono il nostro futuro. Quindi credo che educarli fin da piccoli ad avere una visione più solidale, essere un po' più buoni, significa per noi tutti costruire un futuro migliore. Quindi grazie a tutti quelli che ci aiutano, lei compreso, ai maestri, alle famiglie, a tutti questi bambini. Io spero che insieme potremo aggiungere una goccia di ottimismo per il nostro futuro. Grazie a tutti. È ancora più bello perché è una cosa che viene dai bambini per i bambini, per cercare di lasciare davvero il mondo un po' migliore di quello che abbiamo trovato. Quindi grazie e il plauso a lei, grazie davvero. Io vorrei dire un grazie anche a quei medici e a tutte queste persone che seguono questi bambini quando fanno questa operazione, perché chiaramente i bambini sono i più indifesi e chiaramente vogliono un contatto veramente vicino, e il nostro amore, il nostro valore verso queste cose dobbiamo essere sempre presenti. Veramente una giornata in cui sono i bambini ad insegnarci, sono i bambini ad insegnare a noi adulti i valori ai quali dobbiamo comunque sempre richiamarci, per cui anche come Comune di Udine naturalmente abbiamo aderito all'invito del commendator Bardelli e di tutto il suo staff, uno staff, devo dirti, commendatore, che ci crede veramente. Naturalmente da parte della provincia di Udine, da parte del presidente Fontanini in primis, ma anche mio personale. Io da quando sono assessore vengo ben volentieri a questa giornata e veramente ringrazio Bardelli per quello che sa fare, non solo in questa occasione ma anche nel periodo di Natale, perché ci ritroviamo qui anche a Natale, per cui un'occasione dedicata ai nonni a Natale, un'occasione dedicata ai bambini oggi. Sì, a livello nazionale, direttamente e indirettamente tramite Rete Rappresenta Italia, siamo sensibilizzati a tutto quello che è del sociale, quindi raccogliamo con grande gioia l'invito che ci è stato posto per oggi e auguriamo buon lavoro a tutta l'organizzazione. Che permette ai bambini non solo di sperimentare cosa significa essere imprenditori, ma lo possono fare con questa solidarietà, questa possibilità di aiutare gli altri che è impagabile. Un insegnamento unico. Vi ringraziamo ancora per l'invito. Dottore e alla signora Canelli, che è bravissima, complimenti. È giusto che le associazioni imprenditoriali siano presenti, perché un imprenditore non deve solamente pensare alla propria azienda, ma deve anche pensare a sostenere queste iniziative e anche impegnarsi nel sociale. La gestione di queste manifestazioni, perché le riteniamo fondamentali nel contesto cittadino. Quindi grazie per essere qua, grazie a tutti e buona iniziativa. E ho il piacere veramente di rappresentarla per questa bellissima iniziativa che ha questo scopo benefico di aiutare questi bambini che non hanno la possibilità altrimenti di avere l'operazione di cui hanno bisogno. Per averci fatto partecipare a questo bellissimo mercatino, ringrazio tutte le autorità, ringrazio il Città Fiera. Volevo portare il saluto a tutti voi del Rotaract e del nostro rappresentante distrettuale Nicolò Dalbò, che non potrà essere qua oggi. Le giovani ragazze che a questa età si occupano di aiutare i loro coetanei, secondo me è una cosa molto importante e fa ben sperare per il futuro. Grazie. La Presidente Serracchiani, che mi ha detto di portare il suo saluto e mi ha chiesto di venire qui oggi, sono stato molto contento, perché in realtà sono sostenitore di Operation Smile da più di un anno e credo che proprio ho sottoscritto qui in questo luogo questa